L'Italia del treno ha un inizio, ha un'origine, parte dall'Umbria? Possiamo dire che c'è una tappa dell'Umbria? L'Umbria viene toccata sicuramente da questo percorso che racconta come l'Italia e la storia del nostro paese sia possibile raccontarla attraverso i binari, attraverso il treno. L'Umbria è una tappa fondamentale perché abbiamo toccato una casa contadina di fine 800, primi del 900, e in questa casa contadina abbiamo visto come, grazie al treno e attraverso il treno, cambia il modo di mangiare degli italiani, cambia la tavola degli italiani e soprattutto nasce uno dei piatti più iconici della cucina italiana, che è la pasta con il pomodoro. E questo succede grazie al treno, uno dei tanti aneddoti di piccola storia che raccontano il nostro paese e che è possibile raccontare attraverso proprio i binari e il treno, una parte del documentario. Un'altra parte che ha toccato l'Umbria è stata un'antica stamperia bellissima, sempre limitrofa città di Castello Lagrifani Donati, dove si scopre come il treno portasse la posta e mettesse in comunicazione gli italiani prima dell'avvento dei moderni mezzi di comunicazione, e quindi come fosse, oltre un mezzo di trasporto degli esseri umani, quindi delle persone, anche un mezzo per trasportare messaggi e per comunicare. Il telegrafo e la posta, anche quelli sono legati al treno. Un altro piccolo pezzo di storia d'Italia, di piccola storia d'Italia. Scrivere, insomma, un documentario sull'Italia significa anche sintetizzare, insomma, ecco, che criterio narrativo hai utilizzato, insomma? Il materiale, inizialmente mi sono accorto che era possibile raccontare la storia d'Italia attraverso i treni, perché i treni erano lo specchio non solo dei cambiamenti sociali, tecnologici, ma molto di più. Quindi, preso coscienza di questo, siamo stati travolti da una quantità di location, informazioni aneddotiche e fatti. Ci siamo chiesti, partiamo dall'inizio, cioè dal 1839, quando la prima ferrovia d'Italia viene costruita sul suolo preunitario nel Regno delle Due Sicilie, e poi arriviamo ai giorni nostri, oppure cerchiamo di creare dei temi, delle connessioni di significato e di senso, per cui questo viaggio si snoda nel tempo ma non prettamente in senso lineare. Abbiamo optato più per la seconda soluzione e abbiamo scelto di raccontare tutto questo attraverso connessioni di senso che facessero dell'Italia del treno un vero viaggio attraverso il tempo sui binari della storia. Ci sono per esempio delle storie inedite? Avete scoperto qualcosa di, insomma, qualche visione che dai finestrini si nota poco? Assolutamente, abbiamo trovato delle location molto particolari e che erano state mai raccontate in un documentario, in televisione. Ad esempio un bunker segreto sotto la stazione di Roma Termini, una replica esatta della sala controllo di comando dei binari di Roma Termini, costruita in epoca fascista per far sì che i treni a Roma Termini potessero continuare ad andare avanti anche sotto eventuali bombardamenti. Una sala incredibile a cui si accede passando attraverso una serie di cunicoli e di gallerie, e che sfocia in questo ambiente incredibile rimasto intatto nel tempo. Ma siamo scesi anche 600 metri sottoterra andando a esplorare le miniere in Toscana sotto il Monte Amiata, altro luogo in cui i binari arrivavano e poi portavano il mercurio estratto in tutta Italia e poi in tutto il mondo. E molti altri posti, come una posta medicea completamente abbandonata, ma un luogo che potrebbe tranquillamente far parte dei tesori UNESCO. Anche lì il treno aveva delle connessioni che abbiamo, insomma, scoperto strada facendo. Quindi location inedite e storie inedite ce ne sono state.